Presidente Petrucci ha definito la realtà pugliese una delle piacevoli sorprese al suo rientro alla presidenza della Federbasket. La Puglia in questi ultimi anni ha fatto dei passi da gigante. Se voi pensate che l'allora presidente Petrucci, in una eventuale graduatoria, la Puglia era la 7ª o 8ª regione d'Italia, oggi è dopo le prime 3-4 grandi regioni, vuol dire che ha aumentato numeri e quindi tesserati al maschile e al femminile, organizzazione dei campionati eccellenti. È chiaro che, come tutte le regioni, attraverso il momento della crisi economica che c'è per le società di base, ma la presidenza della Margaret Connell è una presidenza lucida insieme a un ottimo e concreto consiglio direttivo. Questo giro di comitati regionali, in questo giro di regioni, quali esigenze sta riscontrando dalla base e quali esigenze ha riscontrato oggi, in particolare dal comitato pugliese, dal movimento regionale? Ma quella dell'assenza di soldi per società di base, mancanza di sponsorizzazioni, impiantistica sportiva. È chiaro che il momento è particolare, però stiamo mettendo in cantiere diverse iniziative come quella dei centri tecnici regionali. Anche in Puglia ci sarà un centro tecnico regionale che riguarderà arbitri, allenatori e giocatori. Una delle sue priorità, la maglia azzurra, il rilancio della nazionale, quali obiettivi a medio termine? Ma il mio sogno è andare alle Olimpiadi, adesso fare un buon campionato europeo al maschile e difenderci bene al femminile.